Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, stasera andiamo a analizzare la partita disputatasi all'Adriatico Pescara-Pisa, finita per 3-1 a favore del Pescara, disputatasi oggi alle 17. E che dire, D'Angelo ha messo in campo questa formazione. Io avrei magari messo Birindelli, insomma, non lo so, avrei messo magari, forse sarei stato forse un attimino più aggressivo, ma è anche vero che insomma alla fine il mister ha cambiato. All'inizio del secondo tempo ha messo dentro Caracciolo e poi via via Birindelli per Belli, Vido per Palombi e poi è subentrato Sibilli per Quaini. Ma vabbè, sì, Sibilli è rientrato da poco, no? Lo sapete. E quindi niente, io ho visto un primo tempo, diciamo così, i primi 20 minuti, insomma, anche colpo di testa di Mazzitelli al 15esimo, che insomma ha impegnato Fiorillo, ha fatto una bella parata. E poi via via un Pisa morto, spento, ecco, diciamo così. Un Pisa spento, un Pisa privo di carattere, un Pisa con la mentalità offuscata. No, non è che siamo a fare un picnic, insomma, siamo a giocare una partita che alla fine, voglio dire, noi potevamo rimanere comunque attaccati al terreno dei playoff, insomma, e magari cercare di invece non è stato così. Pescara ci ha creduto, Pescara via via ha preso cognizione di se stessa, Pescara ha diciamo attaccato, in contropiede ci hanno praticamente distrutto e niente, a certi punti, in certi momenti del secondo tempo siamo stati presi anche a pallonate. Una squadra che alla fine sì, D'Angelo, ma non è D'Angelo, cioè alla fine non è che D'Angelo è diciamo mezzo al campo, sono i giocatori che sono mezzo al campo, no? Come dico sempre. Quindi alla fine io ho visto un Pisa che non ha lottato, si è arreso, è stato arrendevole, stanco e non si correva. E quando non corri perdi palla, sbagli tanti errori e il ritardo sulle palle, il ritardo sui palloni, sì, centrocampo ma poi quando devi affondare a tre quarti o te non andavi da tre quarti, non andavi oltre perché non riuscivi a creare, quindi non hai creato, non hai dato palloni alle punte, non alla fine. Ma non perché il mister, sì, mister sue parti di colpa, diciamo così, tra virgolette, ma non è poi sì. Diciamo, me la sono anche riguardata, no? Perché volevo essere sicuro, cioè, di aver visto giusto. E allora ho detto, no, ma me la riguardo, in certi punti, cioè, sono andato anche a rivedermela. Oggi non abbiamo avuto le idee giuste. Non c'è stata la voglia di vincere, cioè non c'è stata una squadra, una formazione veramente stanca, priva di tutto, cioè non ha lottato sui palloni, Pescara non è Real Madrid, sia chiaro, perché insomma se no allora alla fine si troverebbero dove si trovano, normale. Però è un Pescara che oggi è venuto fuori. Ma perché è venuto fuori? È venuto fuori perché il Pisa era una nullità. Perché questo, cioè, questa è la verità, no? Questa è la verità, insomma, l'obiettività è questa. I giocatori non, stanchi, non hanno lottato sulle palle, cioè, e quindi di conseguenza l'altra squadra sembrava il Real Madrid. Ma non lo so. Strano, questa squadra non riesce a trovare continuità, facciamo una partita che chissà cosa e subito dopo, quella dopo, vai a capofitto. No, avete visto, con Cittadella la stessa cosa, Cittadella una partita da dimenticare e poi con la spalla invece sembrava, poi vabbè abbiamo saltato quella col Pordenone perché problemi di Covid eccetera eccetera, il Pordenone, sa, abbiamo saltato. Poi c'era stato il fermo e oggi invece di essere riposato
Sembrava che tu avessi giocato. Boh, non lo so. Vabbè, questa diciamo così è la, diciamo, la partita. Ecco, partita. 41esimo Galano, l'89esimo Machin subentrato e poi la chiude Busellato al 96esimo, insomma, 95esimo, 96esimo, insomma, l'ultimo minuto e la chiudono definitivamente. Non è servito a niente il gol di Marconi al 91esimo. Io l'avevo detto, non serve. Non serve perché non serve, ma perché eri già in difficoltà, eri già in affanno, ma da tanto eri in affanno. Noi siamo proprio scesi in campo già con non lo so, con le idee sbagliate. E piano piano siamo andati avanti nella partita e sempre, cioè, invece di andare, io pensavo, vabbè, il secondo tempo magari si danno una. No, no, ma neanche con i cambi, niente da fare. Sì, qualcosina, Marsura. Qualcosina, Sibilli, bravo, rientrato, insomma, fatto vedere qualcosa. Caracciolo, Gori, grande Gori, perché se no non se ne prendeva altri due. E quindi, questo è, il resto della squadra, inguardabile, inguardabile, decisamente inguardabile. Quindi sì, D'Angelo, sue colpe, ma colpe, ma quali colpe? Alla fine poi D'Angelo non è, diciamo così, in campo ci sono i giocatori. Questo è il discorso, insomma, no? Beh, io per questa partita da finire qua, perché abbiamo capito il concetto, no? Credo. Beh, speriamo. Abbiamo il Lecce, grande spolvero, oggi ha vinto. Quindi ha confermato il secondo posto in classifica, 55. È vero che l'Empoli, Cremonese, insomma, non hanno giocato per via dei problemi di Covid in casa Empoli. E non so neanche se giocheranno, ma non credo che giocheranno neanche lunedì. Vabbè, noi giocheremo contro il Lecce alle 15 all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani. E io la vedo una partita. Se scendiamo con quest'idea in campo, possiamo fare anche a meno di scendere in campo, sia chiaro, perché cioè, è inutile. Cioè, a quel punto meglio perdere 2-0 a tavolino. Perlomeno, insomma, diciamo, ci salviamo da, insomma, fa delle figurette. Ma io penso che non sarà così. Spero che non sarà così, insomma. E poi che dire più? Niente, abbiamo perso magari la possibilità di rimanere agganciati al terreno dei playoff. È anche vero che abbiamo una partita in mezzo, diciamo così, la salvezza ormai siamo a 40, a meno che non succeda chissà cosa, insomma, 43-44. Quindi cioè, basta una vittoria, un pareggio, quattro pareggi, insomma, cassette partite, otto partite, se non erro, perché noi dobbiamo recuperarne una, quindi insomma io penso a salvezza. Il problema sarà tenere il playoff si fa sempre più difficile. Ora più si va avanti, mano a mano si perdono le partite, si fa difficile. È chiaro che si fa difficile, si fa complicata, ma alla fine, insomma, io ho sempre detto che quello che mi interessava era la salvezza, mantenere la categoria. Poi si guarderà l'anno prossimo, insomma. E vabbè. Quindi dicevo, un Lecce in grande spolvero. E vabbè. Poi il Pordenone sembra perso, comunque a parte anche loro hanno dei problemi di Covid, eccetera, eccetera. Cosenza ha vinto. Rentella ha pareggiato clamoroso. Insomma, stava vincendo fino agli ultimi 5 minuti. Insomma, questo è, diciamo così, un ragguaglio sulla classifica. E il Pescara ha vinto, quindi si porta a 26. Chi lo sa, devono affrontare il Monza, non lo so. E niente, va bene, io ragazzi per questo video la finirei qua. Se vi è piaciuto, pollice su, mi raccomando, commentate, fatemi sapere qual è il vostro pensiero. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi auguro una buona Pasqua a voi, famiglia, a tutti quanti. E vi ricordo una cosa, il Pisa resta. E tutto il resto passa. Alla prossima!